La transizione digitale non è un obbligo di legge o una imposizione del progresso, ma è, o deve diventare, una opportunità straordinaria per migliorare la vita delle persone. Questo è il grande tema nell'ultima giornata di Innovazioni, il festival organizzato da Confindustria Pescara Chieti all'Aurum di Pescara. Oggi diversi focus su vari aspetti della trasformazione digitale. Il binomio uomo-tecnologia e il suo rapporto con le imprese del futuro e la nazionale italiana di hacker etici. Solitamente il termine hacker è inteso con una denominazione negativa, quindi come attaccante, come persona che viola un sistema per trarne dei vantaggi anche a fini economici e politici. E con il termine hacker etico noi intendiamo un hacker che persegue degli obiettivi che sono finalizzati alla difesa dei sistemi per la protezione delle informazioni e degli interessi sia personali, sia politici che industriali. Per questo motivo è molto importante essere all'avanguardia perché l'attacco e la difesa sono due parti opposte ma sempre unite tra di loro, quindi quando c'è un hacker c'è sempre un hacker etico che cerca di difendere, perché al giorno d'oggi, anche e soprattutto con il maggior numero di attacchi che stanno aumentando, è molto importante sapersi difendere. Di cosa hanno più bisogno i giovani e cosa non viene dato loro, ma cosa invece possono rappresentare in termini di innovazione appunto? I giovani sono uno dei target principali di questa manifestazione, tant'è vero che è in corso ancora adesso un hackathon. Sono emersi anche temi che riguardano i giovani, chiaramente in tutte le tavole rotonde, i dibattiti e le presentazioni che ci sono state da ieri. Una problematica tipicamente italiana, che è stata rilevata in particolare da Vincenzo Di Nicola, che è un giovane teramano che poi ha lavorato e studiato a Stanford per tornare in Italia recentemente, adesso lavora all'INPS e si occupa di intelligenze artificiali di trasformazione digitale di enti pubblici, è emerso il fatto che non gli si insegna informatica nelle scuole e quindi l'importanza della gamification, cioè di utilizzare il gaming come stimolo e anche azione formativa, ma anche azione imprenditoriale, perché attraverso il gaming si facilita l'accesso a chi è nel digital gap dalla parte negativa, diciamo che non è, si sente escluso dall'uso del digitale. Che poi imparare giocando, insomma, in realtà è una regola vecchia. Già dalla Montessori, voglio dire. Diciamo, sì. Qualcuno che ha osato, mi viene in mente Zuckerberg, che però ultimamente è stato costretto a licenziare 11.000 persone. C'è un punto oltre il quale bisogna capire che sì, si andrà avanti, ma potrebbe essere troppo avanti o potrebbe essere sbagliato. Pensiamo per esempio al metaverso, ma... Questa tematica è fortemente sentita con l'intelligenza artificiale, quindi ci sono una serie di questioni etiche, facendomi prima riferimento dell'hacker etico, per cui bisogna utilizzare gli strumenti in modo consapevole, quindi saper utilizzare strumenti quali l'intelligenza artificiale in contesti che siano effettivamente etici. Per questo motivo temi tipo licenziamento o troppe persone in realtà non sono mai vere, perché innovazione è anche saper cambiare, saper spostare persone e competenze e ricerche in altri ambiti, c'è sempre bisogno di innovazione.